presenza questa settimana. Patronati, venerdì 11 dicembre, presidio regionale a Bologna contro i tagli del governo. Pubblico impiego, dopo la manifestazione nazionale a Roma, continua la protesta per il rinnovo del contratto. Spazi occupati, una guida pratica per chi cerca lavoro in Emilia-Romagna. Contro i tagli ai patronati, difendi i tuoi diritti. Dopo la riduzione di 35 milioni lo scorso anno del fondo dei patronati, il governo ci riprova con un taglio di altri 28 milioni, rendendo impossibile tutelare i cittadini nei loro diritti. Con i decreti attuativi della legge di stabilità, il governo non consente più ai patronati di rispondere in modo gratuito e universalistico alla domanda di accesso ai servizi e dalle tutele di migliaia di cittadini che ogni giorno si rivolge ai nostri uffici. Venendo a mancare il sistema solidale che i patronati hanno sempre garantito, a pagarne le conseguenze sarebbero ancora una volta i lavoratori, i pensionati e le persone più deboli. Con il taglio di risorse al fondo patronati, il governo si appropria di risorse non sue, ma di una contribuzione che i lavoratori e le imprese versano proprio per costituire il fondo patronati e garantire così gratuità e solidarietà di servizi e tutele. Ferma questo sopruso, chiede ai parlamentari l'abolizione del taglio. Venerdì 11 dicembre 2015, presidio regionale alle ore 10, in piazza del Nettuno a Bologna. Il patronato della CISL e l'INAS è impegnato in una campagna di mobilitazione straordinaria per eliminare i tagli che ancora una volta nel disegno di legge stabilità vanno a colpire non tanto e non solo gli istituti di patronato, ma il servizio che loro erogano ai cittadini. Questo è accanimento nei confronti delle fasce più deboli, dei lavoratori, delle lavoratrici, delle pensionate, dei pensionati. Noi offriamo dei servizi sussidiari allo Stato per tutti i cittadini delle comunità che viviamo. Siamo dappertutto, con i patronati, con i nostri CAFT, con le nostre sedi sindacali. Tagliare fondi ai CAFT e ai patronati significa tagliare i diritti a quelle persone che hanno bisogno di un servizio immediato. Sabato di protesta lo scorso 28 novembre per i lavoratori del pubblico impiego, della scuola, della sanità, dell'università, della ricerca e della sicurezza che rivendicano il diritto al rinnovo dei contratti nazionali dopo 6 anni di blocco della contrattazione. Al grido di «Pubblico sei tu, contratto subito», migliaia di lavoratrici e lavoratori hanno sfilato lungo le vie della capitale, da Piazza della Repubblica a Piazza Madonna di Loreto, nei pressi di Piazza Venezia, dove si sono tenuti i comizi finali. Una giornata di mobilitazione, spiegano CGL, CISL e UIL, per lanciare un messaggio al governo: se davvero vuol cambiare il paese non può lasciare i settori e i servizi pubblici a un destino di abbandono. Una tendenza da invertire attraverso il contratto e non con le imposizioni legislative, la sola via per un cambiamento vero che investa su professionalità e competenze e che migliori i servizi ai cittadini. Dal palco la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlana, ha stigmatizzato l'esiguità delle risorse messe a disposizione dal governo. C'è voluta la Corte Costituzionale per dire che il contratto è un diritto dei lavoratori. Il governo fa finta di non sentire e dopo 6 anni offre 5 euro. Non c'è dignità in un'offerta di questo genere, soprattutto per chi la pone. Si vergogni il governo. Noi vogliamo una pubblica amministrazione che dia servizi veri in questo paese, che metta al centro gli uomini e le donne del paese. Ma per fare questo ci vuole il contratto, ci vuole una contrattazione che organizzi il lavoro mettendo al centro le professionalità delle persone, i loro diritti, la loro voglia di partecipare. Il CAF CISL fornisce a iscritti, lavoratori e pensionati assistenza e consulenza fiscale personalizzata e qualificata, oltre a numerosi servizi connessi al reddito e alle agevolazioni sociali. Nasce nel 1993. Il suo obiettivo è agevolare i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, come un ponte che favorisca la comunicazione tra le due realtà. Ogni anno oltre 3 milioni di persone entrano in una delle nostre sedi con un problema fiscale ed escono con la soluzione giusta. Con oltre 2.000 sedi diffuse su tutto il territorio nazionale, il CAF CISL è una presenza sicura al tuo fianco.
In accordo con i valori CISL, al centro del nostro operato ci sono le persone. Diamo grande importanza alla relazione con chi assistiamo. I nostri operatori, professionali e cortesi, sanno come accoglierti, assisterti e seguirti in tutto quello di cui hai bisogno. Innovazione tecnologica e formazione continua ci consentono di essere sempre all'avanguardia e al passo con le novità normative, oltre che di velocizzare i servizi ed elevarne la qualità. Ogni volta che verrai al CAF CISL, scoprirai che la tua fiducia è ben riposta. Saldo IMU e TASI a scadenza il 16 dicembre per tutti i comuni. Viene calcolato, considerando quelle che sono le aliquote deliberate dai comuni nell'anno, andando a togliere quello che è già stato pagato in acconto. Il CAF CISL invia via mail il saldo ai contribuenti che ci hanno fornito un indirizzo di posta elettronica e per posta agli altri. Qualsiasi necessità o dubbio potete contattare la sede del CAF CISL a voi più vicina. Spazi occupati, settimanale di informazione sul mercato del lavoro a cura della CISL Emilia Romagna in collaborazione con Obiettivo Lavoro. A Bologna, gruppo del settore impiantistica cerca un capo commessa manutenzione impianti. Si richiede formazione di carattere meccanico, esperienza nel ruolo, autonomia nell'analisi di capitolati, individuazione di soluzioni meccaniche, coordinamento, risorse, gestione del cliente. A Ravenna, importante azienda metalmeccanica cerca ingegnere meccanico o perito meccanico con esperienza, gradita conoscenza di AutoCAD. A Reggio Emilia, azienda operante nel settore meccanico cerca lamierista. Figura selezionata dovrà essere in grado di tagliare e piegare la lamiera, sapere utilizzare macchine CNC e conoscere il disegno meccanico. A Cento, azienda che opera in ambito dei servizi alla sanità, cerca un assistente alla poltrona. Si richiede diploma di scuola superiore, esperienza come assistenza odontoiatrica, buona conoscenza del pacchetto office, disponibilità al part-time e al lavoro su turni flessibili anche nel weekend. A Parma, azienda del settore metalmeccanico, cerca addetti alle macchine utensili CNC. Si richiede significative esperienze nell'utilizzo di macchine utensili CNC, ottima competenza nella lettura del disegno meccanico, disponibilità al lavoro su tre turni, automuniti. A Piacenza, azienda operante nel settore del commercio, cerca impiegato settore fiscale. Si richiede esperienza maturata in analoga mansione, conoscenza contabilità fino al bilancio compreso, ottime conoscenze in ambito fiscale, flessibilità oraria. A Forlì, azienda operante nel settore multiservizi, cerca due manutentori impianti termici. Si richiede esperienza con impianti termici industriali, in particolare caldaisti e frigoristi con patentino, ma anche capaci di piccole manutenzioni di contorno, patente B e disponibili a trasferti in provincia di Forlì e Cesena. A Ferrara, importante azienda, cerca Software Developer Web Solution. Si richiede laurea in informatica equivalente, almeno 2 anni di esperienza nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni software, object oriented ed enterprise level per il web. A Rimini, importante azienda, cerca tirocinanti agronomi laureati in scienze agrarie. Le risorse verranno formate all'interno di un progetto di mappatura vegetale riguardante la provincia di Rimini. A Bologna, azienda operante nel settore alimentare, cerca un addetto a contabilità generale. Si richiede laurea in discipline economiche, esperienza in azienda multinazionali e internazionali, buona conoscenza scritta e orale della lingua inglese, ottima conoscenza di office e dei sistemi ERP. A Ravenna, importante azienda metalmeccanica, cerca perito elettrico e elettronico, anche neodiplomati, per attività di supporto nella gestione dei componenti di magazzino elettrico, supervisione e organizzazione del reparto elettrico, buona predisposizione ai lavori di tipo manuale. A Correggio di Reggio Emilia, azienda metalmeccanica, cerca un ingegnere, ufficio qualità, si richiede laurea in ingegneria, utilizzo dei principali strumenti informatici, buona conoscenza lingua inglese, esperienza in ambito qualità, ed eventuale ulteriore formazione in materia di qualità. A Cento, azienda del settore metalmeccanico, cerca un montatore elettromeccanico. Si richiede diploma in ambito elettronico e elettrotecnico, esperienza in montaggio elettromeccanico e o in assemblaggio schede elettroniche, gradita la conoscenza dell'inglese. Comunque maggiori e più dettagliate informazioni su queste ed altre offerte di lavoro le potete trovare sulla pagina Facebook della CISL Emilia Romagna. Spazi occupati! Settimanale di informazione sul mercato del lavoro a cura della CISL Emilia Romagna in collaborazione con Obiettivo Lavoro. Ecco gli 8 errori da evitare quando vai in banca. Effettua i bonifici con attenzione. Una volta dato l'ordine, infatti, a meno che la tua banca non preveda un termine, non potrà più modificarlo. Tieni d'occhio il TAIG quando chiedi un finanziamento. Esso, infatti, ti dice il costo effettivo dell'operazione. Non buttare gli scontrini prima di aver controllato il tuo estratto conto. Se infatti c'è un errore, lo puoi contestare alla tua banca entro 60 giorni.
Non andare in rosso. Tranne alcuni casi, infatti, ti verrà applicata la CIV, la nuova commissione di istruttoria veloce. Ricordati che se vuoi cambiare banca non devi pagare nulla. Chiudere il conto corrente, infatti, è per legge gratuito. Scegli il conto corrente in base alle tue necessità e non in base a quelle della banca. Fai attenzione alle assicurazioni sul conto corrente, salvo alcune, infatti, le altre sono facoltative. Non tenere aperti i tuoi conti correnti, è inutile e costoso.